Enzo Rantò, con una lettera della sovrintendenza torna d'attualità il tema che riguarda i The Horse, questa lettera che riguarda un'attività di Civitavecchia. In che modo torna d'attualità questo tema? Abbiamo lavorato a lungo sul regolamento, l'abbiamo condiviso con tutti, sovrintendenza compresa, nel senso l'abaco delle soluzioni proposte dal nostro regolamento è stato nella fase iniziale, soprattutto dove viene dato l'input, condiviso con la sovrintendenza. C'è stato un episodio particolare, nel senso c'è uno degli operatori commerciali del nostro territorio che voleva trasformare la propria installazione esterna in dehors. Dehors che con la Madia adesso è definita una struttura che dà un aumento di volumetria al locale. C'è stata una risposta della sovrintendenza che introduceva quella che per noi è una novità, che è il vincolo, diciamo, monumentale dei centri storici e che quindi va affrontato. Noi abbiamo già predisposto una serie di osservazioni alla lettera che ci è arrivata dalla sovrintendenza, abbiamo dato un'occhiata a tutte le pratiche di paesaggistica pre-Madia che ci sono state autorizzate dalla sovrintendenza e che quindi non vedono nessun nulla osta dal punto di vista monumentale, quindi adesso abbiamo chiesto un incontro alla sovrintendenza per andare proprio a discutere di questa problematica, che io sono sicuro si riuscirà a risolvere nel miglior modo possibile, non creando problemi agli operatori commerciali. Quindi confido nella ragionevolezza delle due parti e quindi sono sicuro che alla fine si risolverà tutto nel migliore dei modi. Tanto siete molto ottimisti, c'è la possibilità che queste lettere arrivino anche ad altri esercizi commerciali? Al momento no, perché appunto abbiamo stabilito questo contatto con la sovrintendenza, quindi ci incontreremo fra pochissimi giorni col sovrintendente proprio per discutere di questa problematica. Una volta che abbiamo capito qual è la soluzione migliore per questo problema, che per noi, ripeto, è una novità, probabilmente ci potranno essere o non essere lettere che magari dicono di adeguarsi a quello che prescrive il nostro regolamento, perché magari qualcuno ha fatto, non dico completamente difforme, ma magari qualche difformità c'è rispetto al progetto autorizzato, quindi dovranno adeguarsi a quello che è stato autorizzato.